a posto, Raio? Perché piangi? Ehi, ciao, Sbri. No, non è tutto a posto. Perché? Dimmi tutto, amico mio. Perché ogni volta che vado in caverna non trovo mai nessun materiale. Ah, cosa? In che senso non trovi mai nessun materiale? Finché sono povero e mi servono materiali e non trovo niente, posso scavare per ore. Scusa, fammi vedere, sono stra mega curioso di vedere attimo, questa cosa. Ok, vieni, seguimi, guarda, è proprio assurda come cosa. Ok. Allora, vieni qui, andiamo qui, vieni, guarda, dietro la casa mia, c'è proprio una caverna nuova che non ho ancora esplorato. Fammi vedere, cioè è impossibile che non trovi nessun materiale anche nella caverna, Ryan. Guarda, prendi... Continua a scavare, Ryan. Dovrei continuare a scavare. Mica si trova così velocemente. Ok, guarda. Oh mio Dio, sei veramente scarso. Sì, scusami. Cosa? Ma tu ti ci metti? No, scusa, Ryan. Mi puoi aiutare? Ryan, mi piacerebbe un sacco, ma ho lasciato il piccone a casa. Ho davvero tanto da fare. Mi dispiace davvero. Quindi non puoi? No, mi dispiace. Ma come no? No, Freezer, puoi farlo, siamo amici. Devo fare alcune cose. Chiedi a qualcun altro, va bene? Ciao, scusa, Ryan. Ciao. Mi dispiace, cavolo, mi dispiace un sacco per il mio amico Ryan. Però davvero non posso fare nulla in questo esatto momento. Devo andare a fare alcune cose in casa. Oh, mamma mia. Il villaggio mica si manda avanti da solo. Ah, mamma mia. Andiamo. Oh, mio Dio. Ma chi è che sta piangendo? No, ma pure Violet adesso. Ma perché non riesco? Cosa? Arriva da questa parte. Violet, tutto a posto? Che ti accade? Cosa? Non riesco, il mio pollice è solo rosa, non verde. Non riesco a far crescere questi alberetti. No, Violet. Freezer, potresti aiutarmi? Tu sei che fai crescere le piantine e le cosine verdi. Violet, perché mi piacerebbe... Perché il verde... Mi piacerebbe un sacco aiutarti, però in questo momento ho dimenticato l'annaffiatoio a casa e non posso aiutarti in questo momento, Violet, va bene. Mi dispiace. Mi darò il bere allora. No, 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 no. Cosa stai bevendo? Cos'è? Succo di frutta. Ah, oh, va bene, non abusarne. No. Ok, va bene, cavolo, mi dispiace, non posso neanche aiutare Violet, mi piacerebbe un sacco aiutarla, ma non posso aiutarla in questo momento. Oh, mamma mia, da chi posso andare? Beh, devo andare a casa mia, devo fare altro io. Perché ho la strana sensazione che c'è qualcosa che non va a crucco? Andiamo a vedere, perché l'ultima volta avevo problemi di wifi e voglio vedere se magari li hai aggiustati. Crucco, entra subito. Cosa? Oh mio Dio, cacchio, mamma mia, mi ha preso proprio. Di nuovo, non riesco a pubblicare le mie super mega ricerche. Il wifi, internet, router, non vuole funzionare. Ti prego, aiutami, non so come sia giusta. Hai visto, magari, non lo so, hai provato a fare altro, a cambiare il modem. Ah no, questo qui è utilissimo, è l'unico che ho. Crucco, senti, a me piacerebbe un sacco aiutarti, ma in questo momento direi perché che ho con le mani legate. Perché devo fare alcune cose in casa? Non ne posso più, devo vivere di connessione io. Scusami, Crucco, prova, non lo so, a darti, non lo so, giocare al solitario per un po', va bene? Al solitario? Ma senti meglio! Scusami, ciao. Oh, mamma mia, che casino. Tutti i miei amici sono in gravi situazioni. Dovrei dargli una mano. Ragazzi, come potrei dargli una mano, effettivamente? Certo! Magari questo potrebbe fare a caso loro. Ah, sì, suppongo di sì. Non li ho mai utilizzati. È sperimentale come mod. Però forse potrebbero fare a caso mio. Questi qua, quelli che state vedendo, sono degli spawner di Sbreezer. Proprio così. E dovrebbero spawnare degli Sbreezer aiutanti che sono in grado di fare quello che vi serve. Quindi in teoria dovrebbe effettivamente funzionare questa mod. Non ho la più pallida idea. È sperimentale, è in alpha, pre-alpha. Proprio niente. Cioè, un codice c'è scritto all'interno di questa mod. Però sono curioso di sapere se magari possa funzionare. Adesso li piazzo. 3, 2, 1. Ecco, ok, fatto, ottimo, va bene. Vedete, è un mio clone, è praticamente identico a me. Adesso però devo girarlo verso questa parte, ok. E vai dritto, vai. Ok, vediamo come si comporta. Non parla purtroppo. Che se vuole darmi una mano, davvero? Sì, il problema del router, ci riesci quindi? Ma vediamo. Mi sa che lo sta aggiustando Sbreezer. Il Sbreezer bot. Che stai facendo? Hai trovato quello nuovo, quindi grazie mille. Aspetta, vedo se funziona. Si accende. Sì,
La conoscenza, grazie, Sprina. Cosa? Finalmente ho supplicato le mie ricerche. Bene, no, funziona. Incredibile. Ho altro da fare, vieni sopra. Vuole sfruttare Sprizzer ancora più a lungo. Beh, glielo lascio fare. Però cavolo, ne sta approfittando. Meno male che allora non sono andato io ad aiutarlo, altrimenti poteva chiedermi altre cose in cui dargli una mano. Oh mio Dio, va bene, ok. Meglio andarmene allora via. E dare un altro spawner di Sbreezer a Violet, Sciobalette. Sì, se sei arrivato a questo punto del video però lascia like, mi raccomando, e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attivando la campanella delle notifiche per non perderti queste avventure incredibili. Ok, vediamo un attimo. Ok, Violet starà ancora lì a bere il succo di frutta. Ok, glielo piazzo qua. Ok, provo a vedere se può funzionare. Ok, 3, 2, 1. Oh, ecco qua, perfetto, eccolo qua. Ottimo, ok. Onestamente penso che il cambiamento ambientale sia qualcosa di molto preoccupante. Ok. Però, senso, cioè, non siamo delle piccole formiche. Sto parlando con le piante. Sprezer, se arrivi sei tornato, sei ad aiutarmi. Oddio, meno male. Ok. Giusto, si fa silenzio, mi sono le piante che si spaventano. Mi fido di te, crede che io faccio silenzio per gli antichi. Allora, come vedi non riesco, cioè sono tutte sparvellate, non riesco, bevo un po' di sta buttando delle pozioni strane, ok, quindi dovrebbero funzionare in teoria, vediamo. Oh mio Dio, sei riuscito, ha funzionato, sono roselline, profumano di buono, facciamo una festa e poi prendiamo un toro. Ok, meglio così, ottimo. E adesso vieni, ti faccio vedere un'altra cosa. Vieni, Sprezer, ho bisogno del tuo aiuto. Ancora? Anche lei ha bisogno ulteriormente dell'aiuto del mio clone. Oh, sciabolette. Veramente. Non, meno male che allora, vi giuro, sto usando questi cloni, porca miseria. Altrimenti immaginate cosa potrebbe accadere, mio Dio. Oh, ok, andiamo da Ryan adesso. Sarà sicuramente ancora dentro casa sua. No, nella caverna, gli vedo il nome. Oh, povero Ryan, andiamo a vedere un attimo. Uffa, ma che scatole. Ma c'è il mondo, ce l'ha contro di me. Non funziona niente. Non troverò mai nulla. Morirò povero, sono un fallimento. Non posso continuare così. Cavolo, Ryan è davvero un sacco demotivato in questo momento. Ok, credo che allora, grazie a questi Sbreezer spawn egg, potrei forse dargli una mano. Ok, ora lo spawno. Ok, bene, eccolo qua, ottimo. Ok, adesso vai clone, vai. Oh sì, il clone va. Ok, Sbreezer? Cosa? Sei tornato qui per prendermi in giro come hai fatto prima? Ah sì, insultarmi, dirmi che sono stupido e che non ce la farò mai nella vita. Oh, ma stai scavando, grazie Sbreezer, sei gentilissimo. Non pensavo che fossi tornato ad aiutarmi. Che bello averti qua, amico. Finalmente riuscivo a trovare qualcosa, diventerò ricchissimo. Una caverna. Ma non si vede che sei davvero fortunato. O forse fortissimo, dipende un po' dai punti di vista. Grazie mille, Sbri. Adesso riuscirò a trovare tutti i materiali del mondo. Ma vuoi andare ancora più giù? Più giù? Aspetta un attimo, ma io potrei sfruttare la cosa per rubare i diamanti a Ryan. Sì! Oddio, potrebbe funzionare. Oh, potrebbe essere questa volta un vantaggio pure mio, perché cacchio, cioè sembra il vantaggio di Ryan. Oddio, ma qua poi non si sale più. A posto. Ok, ottimo. Oh, sì. Oddio, sono qua, sono qua. Ma hai trovato una caverna enorme. Ma grazie mille, Sbri. Non so cosa avrei fatto senza di te. Sei davvero un amico. Sapevo che non mi avessi mai abbandonato. E che sei sempre il migliore. Wow. Come ha fatto a trovare una caverna così tanto velocemente quel bot, mio Dio? Ma che poteri strambia? Ah, non capisco. Ok. Qui c'è già una cesta. Più giù. Oh, wow. Fantastico! Ma qui è pieno di materiali! È il posto con più materiali in tutto il mondo! Oddio, ci sono un sacco di diamanti! Che fortuna! Davvero, tantissimi diamanti! E ferro, e carbone, e lapislazzuli! Oh mio Dio, mi hai portato in paradiso, Sprezer! Guarda che presto, non sono pronto a lasciare questo mondo! Oh mio Dio, ma qui divento ricco! Sarò la persona più ricca del server! Sprezer, se vuoi puoi prenderti qualcosa, non ti preoccupare, non voglio tutto! E poi, ti sento un po' silenzioso oggi! Ok, so che non ti piace parlare tanto mentre scavi, ti piace ascoltare la musica, rilassarti e divertirti! Però, gradirei anche la tua compagnia! Però stai già facendo tanto, non devo sbrigarmi mentre lui non guarda dietro!
Io me ne vado dietro quella cesta, sono sicuro che li piazzerà lì i diamanti per conservarli il bot, il clone lì. Ok. Anzi, Svi, fammi dare una mano, visto che ci sono. Non voglio lasciarti a fare tutto, anche okay. Perché così mi sembra che ti sto sfruttando. Io non sfrutterei mai la tua amicizia. Siamo amici. Perfetto. Posso nascondermi qua dietro, così appunto se piazzano qua dei diamanti io li prendo. Sì, spero ovviamente che li piazzino qua i diamanti per conservarli, mio Dio, sarebbe ottimo, mamma mia. Questa mod è incredibile. Vai, clone Sbreezer, vai, clone Sbreezer. Okay. Ma amici, ci si aiuta e ci si diverte. Divertentissimo scavare con te, amico. Oh, mio Dio, c'è uno stack, ma sei fortissimo. Wow. Sono tutti miei. Sicuro. Come ho fatto a trovare già un 64 diamanti? Oddio. Wow. Ah, io li tolgo. Tanto Ryan ha l'abitudine di prendere le ceste a mano di peso, quindi li posso prendere i diamanti senza che lui se ne accorga. Ma un po' di beneficenza con tutti questi diamanti. Sono troppi. Cosa me ne faccio di tutti questi diamanti io? Sì, prendi tanti diamanti, Sbreezer. Vai dall'altra parte pure magari. Perché dall'altra parte, Sbreezer? Ce ne sono un sacco. Vai a vedere. Oddio, andiamo a scavare. Divertentissimo. Ok, scavare effettivamente non è la cosa che mi piace di più in assoluto. Però sono felice di diventare ricco. Quanto parla da solo, Ryan? Mi piace far esplodere, oltretutto. Mi piace far esplodere un sacco le cose. Oh mio Dio, forse è per questo che non trovo materiali. Perché esplodono tutti. Grazie, Sbreezer, mi hai aperto un mondo. Aspetta, sei stato davvero più utile del previsto. Ti ringrazio davvero, sei stato un amico. Senti, è abbastanza, possiamo tornare sopra in superficie. Ok, prendo la chest. Oddio, ma come facciamo a tornare? Hai messo le scale. Wow, si vede che sei proprio un esperto a questa cosa. Ok. Sento il peso della ricchezza. Yeah. In realtà non lo so che quella cosa è completamente vuota, però va bene. Oh, vai! Guardate quanti diamanti! E non ho dovuto fare neanche nulla! Oh mio Dio, incredibile! Ok. Oh, mamma mia. Spero ovviamente di non dirglielo, altrimenti è un casino. Cavolo, mi sa che ha piazzato male le scale. Ecco perché è in alfa, ragazzi, questo bot. Perché dovrebbe piazzarle meglio le scale. Ok. Senti anche le scale, è facilissimo così di salire. Tornerò a casa in 4 e 4 occhi. Oh no, quello lì è crucco. 4 e 4 8. Questo qui è il tempo, sì, giusto, ok, ottimo. Ok. Dai. Dai bot. Dai clone. Guarda, Sbreezer, salendo da questa parte c'è un muro. Poi andiamo a schiantare le nostre testoline. E la mia è vuota, capisco. Magari la tua è piena e ti fai male. No, il bot sta facendo il bot, cavolo. No, clone, ti prego. Gli algoritmi che c'hanno il cervello non riescono a immagazzinare bene le informazioni del suo ambiente circostante. I sensori non vanno bene. Oh mio Dio. Stai creando la strada a forza. Wow, sei davvero fortissimo. Anche nelle situazioni più pericolose e più in cui io panicherei, non riuscirei. Oh mio Dio, come torno a casa mia? Aiutami, Sbreezer. Oh, stai facendo la strada, grazie mille. Che figata, sto bene. Ma non era più semplice mettere dei blocchi qua e collegare. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, andiamo di sopra. Oddio, potrebbe vedermi da qua? Che bello, sono ricco. Sono la persona più ricca del mondo, farò beneficenza, darò qualcosina, crucco. Oh, Sbreezer, prendi pure tutto quello che vuoi dalla chest. È anche frutto del tuo impegno, del tuo lavoro, della tua esperienza. Sei davvero fortissimo a questo gioco, dovrei imparare da te un giorno. Dovresti insegnarmi, o forse mi hai insegnato già abbastanza. Senti, Sbreezer, hai fatto abbastanza, non ti preoccupare, non mi devi fare più nulla. Comunque casa mia è un pochino più sopra. Tranquillo, ci siamo quasi. Ok, facciamo una cosa. Io come me ne vado però da qua, cavolo? Le scale dove sono? Non le aveva piazzate qua? Non le ha piazzate qua? Il bot del cavolo. Oh mio Dio, devo spaccare a mano questo blocco per forza per uscirmene. Oddio. No, è meglio uscirmene dalla stessa uscita. Il bot sta cercando un'altra uscita inutilmente. Ok, qua è da dove siamo arrivati, sì. Funziona, deve stavarte. Cacchio. Ecco, dov'era? Era qua. Ecco, l'ho trovata. Cacchio. Sì, ci sono riuscito. Ok. Wow, mi hai riportato direttamente dentro casa, Sbree. Sei fortissimo. Ah, davvero, sono dentro casa. Mamma mia, meno male. Ottimo così. Ok. Oh, mamma mia. Perfetto. E vai. Ok. Ottimo così, ottimo. Allora adesso finalmente posso andarmene a casa a riconsegnare tutti i miei bei diamanti nella mia cesta di sciabolette. Speriamo ovviamente che nessuno mi guardi. Ok, vai così. Woohoo! E vai, ottimo. Ok, finalmente.
La la la, che bello. Metto tutti i miei diamanti nascosti nella cesta nascosta. La metto qua dentro. E vai! Sì, di bene in bene. Perché non riesco a... Non ci riesco. Fa un bagno. Niente, non ci riesco. Beh, comunque, che bello. Ottimo, perfetto. Adesso che si è fatta notte, posso finalmente andare a prendere. Dai, vieni, Spree. Grazie di tutto, Spree. Siamo Spree. È stato veramente bello. No. Dai, sì, ora vai a casa. Ragazzi, scusate. Che cosa state facendo? Chi sono questi due? Non lo so. Chi sono? Era Spreezer. Sono Spreezer. No, questo è Spreezer, ragazzi. Io ho passato una giornata faticosa, pensavo di vederci doppio, ma non triplo. Abbiamo dato una mano con internet. Ma il mio mi ha aiutato a scappare. Vabbè, comunque il mio è il vero Spreezer, voi probabilmente... Cosa? Il mio è quello vero, il vostro è falso. Vi sbagliate entrambi, il mio è quello vero. Ok, devo dirlo. Ragazzi, sono io il vero Spreezer. E lo so che sei tu il vero Spreezer. Sì, lo so che sei il vero Spreezer. No, sono io il vero Spreezer. Io, questo qua in mezzo. Chi sono io. Ma quest'altro adesso? Ma un altro Spreezer. No, io sono il vero Spreezer. Ci vedo dire. Potrebbe essere io che sto parlando. No, io qua in mezzo sono. Il vero Spreezer, qua io sono. Ma il mio è vero, okay. È questo. Dai, Spreezer, lo so che sei il vero. Fai quello che devi fare. No, non sono loro. Sono io il vero Spreezer. Spreezer, proteggimi, ti prego. No. Oh, ma che cosa fa? Mi vuole uccidere questo Spreezer. Oh, ma sei il mio clone, idiota. Mannaggia. Stanno uccidendo da soli questi tizi. Che stupidi. Bravo. Ragazzi, sono io. Mannaggia loro. Vai. Bravo, Spreezer, bravo. No, io sono il vero Spreezer, io. Sì, ragione, vai, vero Spreezer, vai. Mori, vai. Ma sei che parlato? No, sono ritornato nel punto di prima del video, cavolo, devo andarmene lì, sbrigati, devo ritornare lì. Cavolo. No, lo Spreezer clone mi sta fregando i miei amici. No! Ah, grazie, è stata molto buona. Questa TNT è fantastica, è perfetta. Grazie mille. Grazie, Spree. Basta, mi sono rotto le scatole. Anche la torta. Spreezer, idioti! Io! Ma se sto parlando! Guarda! Sono io che salto! 1, 2 e 3! E chi era quello di prima allora? Un bot! Era un mod, cavolo! Cosa? Ma è quello che mi ha aiutato a scavare? Era pure un bot. Quindi mi ha aiutato a fare le cose verdi? Era pure un clone. Quindi non ci hai aiutato tu? No, sono stati... Abbiamo passato insieme! Sono stati dei... Ma raga, ma ti ho fregato i diamanti! Cosa? L'hai vista la cesta quando l'hai passata per casa? No. Ma cacchio. Vabbè. No, tranquillo, te li rito. Vieni, te li rito. Tranquillo, Ryan, tranquillo, te li rito. Grazie. È come se avessi passato del tempo con te. Sì, esatto. Fai finta che sia così, esatto. Prendila in questo modo. Quindi non eri tu. Non ero io. Però è stato davvero divertente, no? Non vi siete divertiti? Sì, perché il bot era più utile di te. Ma fa un bagno. Ma che dite? È perché quello evidentemente era più come si dice? Gentile. Ecco, questo qui me lo tengo io. Non ho parole. Ragazzi, andatene via. Preferivo l'altro. Ma fa un bagno. Dai, tu mi riesci mai, vero? Andiamo a scavare. Dai, però, uffa. Ah, mamma mia. Bene, ragazzi, andate a cliccare questi altri 3 video con queste altre 3 avventure che vi sono comparse perché vi piaceranno pure. E vi raccomando, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi. Mettete mi piace, la campanella. Sì.